Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 12.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Trovate qua sotto il link in descrizione. Parliamo di uno Chausson Welcome 60, un camper che fa parte del gruppo Trigano, un camper francese. Comunque parliamo di un camper semi integrale, veramente molto interessante, ideale secondo me per la famiglia. È veramente molto ma molto carino, secondo me anche abbastanza rifinito internamente, come meccanica pure abbastanza, come possiamo dire, comoda, già con servo sterzo e varie altre cose. Poi vi andrò a specificare tutti, diciamo, questi optional e varie cose nella parte della motorizzazione. Allora andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi, entrando subito, sulla sinistra troviamo la cucina con il lavandino, ben tre fuochi. Nella parte sotto poi troviamo il frigorifero trivalente. Comunque parliamo di un camper secondo me molto ma molto carino rispetto comunque ad altri che abbiamo visto. In confronto all'Elnag Marlim Slim 2 che abbiamo visto l'altro giorno, questo qui mi piace molto di più, anche la disposizione. Poi entrando subito sulla destra vediamo la stufa della Truma, questa qui è leggermente più recente rispetto alla classica 3000 che vediamo sui nostri camper anni 90, anni 80. Dinette principale veramente molto ampia, volendo si può abbassare e si può utilizzare anche come letto matrimoniale, varie cassetti nel camper. Nella parte superiore poi troviamo un oblò, l'aria condizionata, adesso questa qui dovrebbe essere un Dometic. Poi subito dopo, poi comunque nella parte posteriore abbiamo il bagno, più in fondo sulla destra, è un WC piatto dolce e lavandino. Secondo me questo bagno con qualche piccola personalizzazione, qualche cosa, cioè a livello estetico si può migliorare. Poi abbiamo anche la finestra con l'oscurante, quindi è soprattutto buono per la privacy e anche per la coibentazione, perché comunque l'oscurante aiuta veramente tanto a livello di coibentazione quando fa freddo. E una cosa molto particolare, abbiamo anche l'oblò nella parte superiore, non si riesce a vedere direttamente in foto ma si intravede dallo specchio, diciamo, che troviamo nel bagno. A livello di pavimento comunque non mi fa impazzire, anche se con questo grigio che non è bellissimo, però questo tappeto nero comunque in contrasto ci può stare, lo rende così, diciamo, lo svecchia un pochetto. Magari ci metterei sotto un bel laminato, così vi dà un'aria molto più, come si può dire, più rifinita. Poi per ulteriori cose comunque abbiamo i due cassettoni al posto comunque della mansarda che finisce prima, perché il profilato finisce prima e secondo me è buono anche per lo stivaggio. Quindi per il resto comunque nella parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato 1009 turbo diesel, 84.478 km, e questo camper dell'anno 2002, ha già il servo sterzo e dovrebbe avere anche l'aria condizionata in cabina, perché questo qui è già leggermente più recente, lo riesco un pochetto a intravedere forse dalla foto comunque che si vede la cabina. Comunque dovrebbe avere anche l'aria condizionata, quindi sicuramente con queste due cose il comfort di guida è veramente tanto. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, esternamente comunque si trova in buone condizioni di verniciatura, sia dalla parte della cabina sia dalla parte della cellula, anche il paraurti anteriore, il paraurti posteriore e le bandiere laterali stanno in buone condizioni. Poi come accessori esterni vedo che c'è il tendaline esterno e la scaletta per salire nella parte posteriore. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.